Chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Evangelo di Luca, capitolo 11, verso 9. Chiedere. Ci sono alcune persone che non sono affatto abituate a chiedere. Alcune si vergognano, altre hanno paura di un rifiuto, altri ancora non sperano che le loro richieste possano venire esaudite e rinunciano ancor prima di aver tentato un qualsiasi approccio con chi potrebbe invece aiutarli a risolvere un problema. Dio, invece, ci invita ad un atteggiamento completamente differente. Ci dice di chiedere e di farlo anche insistentemente. La richiesta, fatta secondo alcuni criteri, è un segno di fiducia. È la fiducia che noi poniamo in colui al quale ci stiamo rivolgendo. Infatti, chiedere qualcosa a Dio significa riconoscerlo come Signore della propria vita, come proprio Dio, come colui che è sempre al nostro fianco e quindi colui che può venire in soccorso. Quando la mattina ci svegliamo e rivolgiamo il nostro sguardo verso di Lui, ci rendiamo conto che Lui è già lì, pronto per ogni nostro bisogno. Se sentiamo questo nel nostro cuore, allora nel momento stesso in cui ci rivolgiamo a Lui e rivolgiamo a Lui la nostra richiesta particolare, capiremo che questa è già stata esaudita. Che se non accadrà quello che abbiamo pregato, quello che abbiamo chiesto, Dio fa il meglio per noi, ma in ogni momento non dimentichiamo mai di ringraziarlo per le sue infinite benedizioni.